io vengo da Pomigliano d'Arco, dove c'è lo stabilimento Fiat più discusso probabilmente della storia, per tutto quello che è successo, lì si è consumato anche uno di quegli atti molto simili a questo qua. Cioè, quando nel 1986 lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, che era l'Alfa Sud, di proprietà del colosso Rivi, cioè che era un colosso statale, cominciò praticamente ad andare in default, perché era uno stabilimento creato per produrre l'auto Alfa Sud, e sappiamo bene, per quanto gli alfisti siano appassionati, era un'auto di pessima qualità, che arruggiva sempre, insomma, un disastro dal punto di vista della produzione industriale, tanto è vero che subito si sparse la voce che era un prodotto di bassa qualità, le previsioni non reggevano. Vi faccio solo l'esempio che oggi sono impiegati 2.000 persone a Pomigliano, all'epoca dell'Alfa Sud ce n'erano 30.000, cioè stiamo parlando di 30.000 famiglie campane, quindi praticamente chiunque in una famiglia aveva un impiegato all'Alfa Sud. Accade che il presidente del colosso Ivi allora era De Michelis, il quale, quello che ha firmato tra altre cose, decide di mettere sul mercato questo stabilimento, e c'erano due concorrenti, una era la Fiat di Gianni Agnelli e un'altra la Ford. Ora, la Fiat in questi anni in Italia ha avuto un grande vantaggio assoluto, che nessun'altra casa produttrice di automobili ha nel mondo: essere monopolista sul mercato, perché in Italia non abbiamo altri costruttori di automobili a parte la Fiat. Quando questo stabilimento fu messo sul mercato, la Ford fece una proposta commerciale, un'offerta commerciale tre volte più grande della Fiat. E allora invece si scelse, perché doveva essere italiana, di svendere con un miliardo di lire che non erano nulla per quello stabilimento agli Agnelli lo stabilimento monopoliano. Da allora è sbagliato. Perché? È totalmente sbagliato. Quindi, perché? La Ford e la Fiat, interpellate per dare offerta, certo, si presentò solamente la Ford con non un miliardo di lire, 1.000 miliardi di lire, ha detto, certo, mille miliardi di lire. Poi Agnelli dice: mi sono dimenticato di fare l'offerta, scusatemi, la faccio tre giorni più tardi. L'ha fatta fuori tempo massimo, 1.050 miliardi ha offerto, e fu data ad Agnelli, nonostante la gara fosse stata falsata, fu data ad Agnelli. Poi per i pagamenti non si sa, probabilmente niente. Ma questa storia la so raccontare perché in tutti questi anni, fuori a quegli stabilimenti, sono nati gli astri, sono nati tutti i politici di questa regione. L'Assolino è nato fuori allo stabilimento di Pomigliano d'Arco, quando veniva a fare le lotte sindacali, salvo poi il Partito Comunista a suo tempo si oppose prima di tutto per l'acquisto da parte della Ford di quello stabilimento, e il primo tra tutti fu Fassino. Arriviamo ai giorni nostri, dopo 20 anni nei quali fuori a quello stabilimento i politici non hanno fatto altro che millantare ammortizzatori sociali, cassa integrazione, mobilità e tutta questa roba qua, perché lo stabilimento non produceva, fino a che alla fine di tutto l'abbiamo riempita così tanto di soldi che la Fiat ha deciso di andarsene senza posare neanche un euro di quelli che erano dati. Noi abbiamo fatto una cosa che probabilmente arriverà in aula a breve: abbiamo proposto una commissione d'inchiesta parlamentare bicamerale che accerti quanti soldi pubblici ha preso la Fiat, perché il problema è che non si sa neanche quanti soldi pubblici sono stati dati alla Fiat in questi anni. Fiat che poi, grazie a questa magonata di soldi pubblici, perché io, se loro avessero fatto gli imprenditori solo con i soldi loro, stavano già in default da 20 anni. La verità è che ogni volta che avevano difficoltà produttive con pessimi prodotti, aizzavano i sindacati che chiedevano alla politica gli ammortizzatori sociali, la politica metteva gli ammortizzatori sociali, quindi mettevano un po' di soldi nel circuito, bloccando, scusami, poi intervieni, puoi contraddirmi, bloccando praticamente l'occupazione e alla fine permettendo alla Fiat di continuare a fare utili, perché questo hanno fatto in questi anni. Alla fine se ne sono andati via, e io dico solo una cosa: i soldi pubblici che sono stati versati nella Fiat devono significare qualcosa.
dal punto di vista politico. Uno stabilimento non può scomparire dal nostro mercato dopo che si è preso miliardi, dopo che questo paese gli ha dato miliardi. Quindi per me questa commissione d'inchiesta che partirà, spero che partirà a breve, deve servire ad accertare quanti soldi pubblici sono stati dati. Poi c'è un altro discorso da fare, che è quello dei sindacati d'Italia. Io non sono un moralista, i sindacati d'Italia oggi manovrano la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali, perché sono quelli che hanno sempre l'ultima parola, e io ho rapporti con centinaia di aziende ogni giorno che mi contattano, ce ne sono 40 solo della Campania, che ogni giorno mi chiedono aiuto, e noi diciamo li portiamo al tavolo di trattativa a Palazzo Chigi. Quelli che non firmano per primi sono sempre i sindacati, i soliti sindacati, quelli che bloccano i piani, i tavoli di trattativa, perché ogni volta che siamo al tavolo di trattativa bisogna ricordare le tessere del sindacato, e ogni volta che si ricorda le tessere del sindacato loro ne perdono. Allora, dal mio punto di vista, Pomigliano è stata ammazzata tanto dal fatto che in questa regione non c'è una prospettiva produttiva. Se 20 anni fa si faceva una legge che diceva che tutta la mobilità pubblica doveva essere elettrica o a metano, noi avremmo dato lavoro a stabilimenti che cominciavano a lavorare su questo settore, e questa è una responsabilità. Dall'altra, quello che hanno fatto i sindacati, io non gli riconosco nessun attenuante, perché in questo paese i sindacati si sono trasformati in dei centri di potere come i politici. Poi ci sono sindacati fuori, ma noi non possiamo dire oggi che solo Marchionne è il colpevole. Per me Marchionne è una persona irriconoscente verso un paese che ha dato a quegli stabilimenti, a questa azienda tutto, lui ha dato tutto, ma dall'altra parte ci sono un mondo politico e un mondo sindacale che sono andati a braccetto con loro, e questo lo dobbiamo sempre dire, perché è qui che c'è stato sempre il divieto ideologico in questo paese, sinistra, sindacali, operai, politica con gli operai, e poi li hanno sempre venduti, e dall'altra c'erano la destra con gli imprenditori, che non significa niente imprenditore, perché l'imprenditore con i soldi pubblici lo sanno fare tutti, tutti quanti lo sanno fare. A Pomigliano comunque sono stati da 20 anni, è stato l'unico stabilimento che ha continuato a produrre, cioè tutti gli altri non avevano cassa integrazione, quindi avevano tutti, diciamo, attingevano dai fondi dello Stato, però Pomigliano lo sai bene che non è stato. Ma la cassa integrazione in deroga è quella ordinaria, la stanno prendendo signori, scusate, silenzio, signori, prego. A Pomigliano era tutto stabilimento che da 20 anni non dava in cassa integrazione, perché comunque hanno fatto delle assunzioni, hanno continuato a produrre. Allora, io vi voglio dire una cosa sul fatto di Pomigliano. Prima di tutto, lo stabilimento di Pomigliano è via, quindi è logico, produceva, non nel senso, produceva, finché poi gli altri sono andati in crisi, si sono presi dei prodotti e li hanno portati in altri stabilimenti, ma quello è un circolo. Però vi voglio dire un'altra cosa. Quando nel 2005, quindi non l'ultima crisi, quella precedente, la Fiat cominciò di nuovo ad urlare al fatto che non si riusciva a produrre bene, gli stabilimenti erano in crisi, anche con gli altri con manifestazioni, il governo si inventò gli ecoincentivi disegnati sulla Fiat, cioè vestito su misura sulla Fiat. Assodarono, che non dovevano sembrare aiuti di Stato, quando ipocrisia, assodarono che automobili come la 147 e la Mito erano auto che sul mercato erano ecologiche. Quella guerra degli ecoincentivi, che logicamente non erano dati solo alla Fiat, ma erano dati a tutte le case automobilistiche che vendevano in Italia, la Fiat è stata capace di perdere, la Ford ha vinto, cioè lo Stato italiano fa degli incentivi per aiutare la Fiat, che deve dare a tutti i produttori di automobili, e poi alla fine la Ford vinse la battaglia degli incentivi. Allora, per quanto mi riguarda, queste sono altre forme di finanziamento pubblico. Il problema è che in questi anni gli stabilimenti li abbiamo costruiti con i contributi pubblici delle imprese, gli operai li abbiamo aiutati con la cassa integrazione ordinaria, in deroga, mobilità. Quando le macchine che versano in un fondo dai soldi che però si tolgono le tasse che dovreste dare allo Stato. La maggior parte. Secondo, quando le macchine non si vendevano, si mettevano gli ecoincentivi.
e quando poi ancora la 159 non si vendeva, cambiamo tutto il parco auto della Polizia di Stato, tutto il parco auto della Polizia di Stato. Quando questo è un altro aiuto di Stato mascherato, perché l'Europa ci dice che dobbiamo rispettare la concorrenza. Allora, rispetto a questo, se allora ci fosse stato un po' di lungimiranza dei sindacati che diceva non ci riempite i soldi pubblici, non ci drogate i soldi pubblici, chiediamoci se questa azienda è sul mercato. Questo non hanno fatto e contemporaneamente la Fiat si convertiva e cominciava a giocare in borsa, a fare Marchionne non è un imprenditore, è un finanziere. E contemporaneamente investivano in inceneritori, in dischiari, in tutta roba che non c'entrava niente con le automobili. Oggi la produzione automobilistica della Fiat è una copertura, loro investono in tutt'altro. Ma io questa storia, gli operai di Pomigliano mi hanno chiamato appena eletto e mi hanno detto vieni agli stabilimenti a parlare con noi che stiamo in crisi. Io dissi lì fuori non ci verrò mai, perché lì fuori ho visto passare tutto il mondo politico di questo paese, da destra a sinistra, che vi ha preso per il culo, e alla fine voi state in cassa integrazione straordinaria che tra poco è stata già derogata un'altra volta e tra poco scade. Questa è una visione che abbiamo sempre avuto in questo paese, cercare di vivere ad un anno. Dai, buttaci un po' di soldi, poi viviamo ad un anno, ma alla fine ci stanno cacciando. Ma alla fine non andiamo da nessuna parte con questo modello, quindi l'unica cosa che posso dire io, e noi abbiamo già ottenuto un risultato in commissione attività produttive, le aziende italiane che prendono soldi pubblici o se se ne vogliono andare devono osare restituire i soldi pubblici. E nel nostro decreto che si chiamava Destinazione Italia, che adesso arriva in aula, si chiama Destinazione Italia, in quel decreto c'è un nostro emendamento che dice che tutte le aziende che delocalizzano per ora fuori dall'Europa, tutte le aziende che delocalizzano fuori dall'Europa, come i mercati della Turchia e del Brasile, devono restituire, se ne hanno presi 5 anni di precedenza, i fondi pubblici e gli incentivi statali che hanno preso allo Stato. Questo è un primo passo, ma deve essere un segnale, perché questi sono i bottini di soldi pubblici sopravvivendo a scapito dei piccoli e medi imprenditori che i soldi pubblici ne prendono pochissimo, e allo stesso tempo quando è il momento, fanno le operazioni finanziarie con i soldi nostri che gli hanno permesso di fare utili o di galleggiare e se ne vanno. Chi se ne va, come quell'azienda di Modena che ha smantellato i macchinari in una notte e se ne è andata in Turchia, quelli come la Merloni, come l'Indesit, quelle aziende hanno preso finanziamenti pubblici per anni e anche negli ultimi 5 anni, adesso se se ne vogliono andare, quelli degli ultimi 5 anni li devono restituire, altrimenti non se ne possono andare, cioè altrimenti si mette lo Stato, li mette in mora, perché adesso li esige. Il decreto di destinazione Italia, per quanto è una porcata di decreto, di dentro c'è questo nostro emendamento che pare che è già passato in commissione, diventerà legge tra un paio di settimane massimo, perché arriva in aula tra una settimana e mezzo, e sarà un primo passaggio per accertare questo concetto. Retroattiva. Per il resto no, non è retroattiva, questo no, per ora non è retroattiva. No. Per ora. Però vi invito a riflettere sul fatto che anche la Fiat di questa norma subirà, cioè anche la Fiat subirà questo, non so quanto gliene freghi in più perché si sono presi negli altri, però ci siamo, la rabbia mia è che questa roba si diceva 10 anni fa a Pomigliano, queste cose si dicevano 10 anni fa, non ci troviamo di fondi pubblici, perché se ci troviamo di fondi pubblici, quando finiscono i fondi pubblici moriamo, e così è stato. Questo movimento è un movimento che dice cose che si dicono da 20 anni in questo paese, e perciò non siamo ideologici, perché ci sono delle cose da fare, non ci sono più delle cose di sinistra e di destra, ci sono le cose da fare, e quelle cose non vanno più, non sono più appannaggio di nessuna ideologica, e questo vale anche nei comuni. Qui noi, questi ragazzi, dicono le stesse cose che si dicono da 20 anni, però alla fine dell'urna si votano sempre le stesse persone. Per una volta siamo tra i trasgressivi.